Canto 27. Quando il sole manda i suoi primi raggi verso Gerusalemme, là dove Cristo, creatore del sole, fu crocifisso, e mentre il fiume Ebro scorre sotto la costellazione della Libra, alta e perpendicolare su di esso, e mentre le acque del Gange sono riarse, infuocate dal sole dopo mezzogiorno, in questa posizione si trovava il sole sull'orizzonte del purgatorio. Così il giorno ormai si avviava verso la sua fine, quando ci apparve l'angelo di Dio splendente di gioia. Egli se ne stava sull'orlo estremo del girone stesso e cantava: Beati i puri di cuore! Con una voce assai più chiara di quella umana. Non si va oltre, o anime destinate alla salvezza, se prima il fuoco non fa sentire il suo morso. Entrate nel fuoco e state attente al canto che udirete al di là di esso, da parte di quell'angelo che vi guiderà per uscirne. Ci disse quella creatura appena gli fummo vicini. Quando udì pronunciare queste parole, divenni freddo e pallido come un cadavere. Allora, impaurito, mi protesi in avanti per guardare il fuoco, tenendo le mani giunte ed il corpo più indietro che potessi, e con un intenso atto di immaginazione mi sforzai di ricordare dentro quelle fiamme corpi umani simili a quelli di condannati, così come avevo già visto sulla terra in occasione di persone condannate al rogo. Poi si voltarono verso di me le mie due buone guide, Virgilio e Stazio. Quindi Virgilio mi disse: Figlio mio, qui in questo fuoco vi può essere sì tormento, ma non la morte. Ricorda se io perfino sulla groppa di Gerione ti guidai salvo nella discesa e nella fuga delle malebolge. Che cosa credi che voglia fare ora, che peraltro ti trovi ancor più vicino a Dio nel mondo della grazia? Puoi essere certo che se tu anche stessi proprio nel mezzo a questa fiamma per oltre 1000 anni, essa non potrebbe bruciarti neppure un capello. E se tu credi che io ti inganni, allora avvicinati con fiducia alla fiamma e fatti dare una prova, ponendo con le tue mani nelle fiamme un solo lembo della tua veste. Sgombra da te ogni timore, rivolgiti da questa parte. Vieni, entra, senza alcuna paura. Ed io stavo invece ostinatamente fermo, ancora impaurito e contro la stessa voce della mia coscienza che mi spingeva ad obbedire a Virgilio. Quando Virgilio mi vide comunque stare fermo ed irrigidito, un poco turbato, disse: Ora, vedi, figliolo, tra Beatrice e te c'è in pratica solo questo muro di fiamme. Come nel sentire il nome di Tisbe, Piramo, già sul punto di morire, aprì gli occhi e la guardò fisso, allorquando nel momento di quella drammatica morte il gelso mutò in rosse le sue bacche, così io, udendo il nome di Beatrice, che risorge vivo continuamente nella mia memoria, resi cedevole la mia situazione e mi rivolsi al saggio Virgilio, per cui egli scosse la fronte e disse in tono di benevolo rimprovero: Come? Vogliamo starcene di qua dalle fiamme? Poi sorrise come si suol fare al fanciullo che si lascia convincere con la promessa di un frutto. Dopo si mise davanti a me, pregando Stazio di venire dietro, mentre prima ci aveva tenuti divisi l'uno dall'altro per un lungo cammino, stando nel mezzo. Non appena io fui dentro alle fiamme, avrei preferito quasi gettarmi in una massa di vetro incandescente per rinfrescarmi, tanto smisurato era il calore di quel fuoco. Il mio dolce padre, pur di confortarmi, andava parlando di Beatrice, dicendo: Mi pare di vedere già i suoi occhi. Ci guidava la voce dell'angelo che cantava di là dalle fiamme, e noi, attenti sempre soltanto ad essa, giungemmo fuori da quel fuoco proprio là dove era la scala per la quale era possibile salire alla vetta del purgatorio. Venite, o benedetti dal Padre mio! Risuonò da dentro una luce talmente abbagliante che io, con il debole occhio umano di peccatore, non riuscii a fissare.
Già sta tramontando il sole, disse l'angelo che stava di guardia all'Eden. Sta sopraggiungendo la notte, non fermatevi, ma affrettate il passo finché la parte occidentale del cielo non diventi buia e quindi non sia più possibile salire. Saliva dritta la via scavata nella roccia, rivolta verso levante in direzione tale che io avevo il sole, già basso sull'orizzonte, dietro di me, e quindi col mio corpo facevo riparo ai suoi raggi, creando davanti a me un'ombra. Facemmo quindi l'esperienza di salire pochi scalini, allorché io ed i due poeti che mi facevano da sapienti guide ci accorgemmo che il sole, per il fatto che l'ombra venne a mancare davanti a noi, si era già coricato, e prima che la volta celeste in tutta la sua vastità diventasse di un solo colore oscuro e la notte dominasse le parti a lei assegnate, ciascuno di noi si coricò, facendo letto di un gradino della scala. Infatti la condizione della montagna del Purgatorio, non consentendo di salire di notte, infranse la nostra forza di volontà di proseguire oltre. Come le capre se ne stanno mansuete ruminando il cibo tacite all'ombra mentre il sole arde su per i picchi del monte dove erano state rapaci ed inquiete prima di aver mangiato. Dove erano state rapaci ed inquiete prima di aver mangiato, sorvegliate dal pastore, il quale, pur standosene appoggiato al suo bastone, è ad esse utile poiché le soddisfa, concedendo loro il dovuto riposo e proteggendole, è come il mandriano che passa la notte all'aperto per trascorrerla premuroso vicino al suo gregge, che se ne sta in quieto riposo, facendo la guardia affinché qualche fiera non sopraggiunga e non lo disperda. Così eravamo noi, in attesa della vera pace che stava ormai giungendo, in questo atteggiamento, tutti e tre, io capra da custodire, e Virgilio e Stazio come pastori, vigilanti sulla mia anima, stretti e protetti da una parte e dall'altra dalle scoscese alte pareti della scala scavata nella roccia. Il mio orizzonte era limitato e non poteva vedere oltre i limiti protettivi e difensivi della sola ragione. Là, dalla scala dove mi trovavo, potevo vedere ben poco di quella parte di cielo che era oltre quelle due pareti, poiché la strada era, appunto, incassata tra strette ed alte rocce. Ma per quel poco che potevo, per quello stretto spazio, io vedevo comunque apparire le stelle più splendenti e più grandi del loro solito, cioè di quanto sogliono sembrare a noi qui in terra. Così, fissando con intensità lo sguardo alle stelle, mi addormentai entro quel sonno che spesso preannunzia all'immaginazione gli eventi che stanno per accadere. Mentre ancora dormivo e poco prima dell'alba, ora in cui dall'Oriente il pianeta Venere, che appare sempre ardente del fuoco dell'amore, cominciò ad inviare i suoi raggi sul Purgatorio, mi parve di vedere in sogno una donna, giovane e bella, che camminava per una pianura mentre coglieva fiori e cantava, dicendo: Chiunque voglia conoscere il mio nome, sappia che io sono Lia e muovo le mie belle mani per adornarmi con ghirlande di fiori. Mi adorno di fiori come di opere virtuose per far piacere alla mia coscienza, che per me è come uno specchio. Invece, mia sorella Rachele, contrariamente a me, mai si distoglie dallo specchio della sua coscienza, davanti al quale siede immobile, sempre assorta in contemplazione, perché a lei basta invece la propria bellezza. Ed è felice così, senza bisogno di adornarsi di altre virtù per piacersi. Lei è tanto desiderosa di vedere i propri occhi come io lo sono di adornarmi con fiori. Lei è appagata dal vedere, io dall'operare. Ed ormai per il chiarore riflesso che si diffonde prima del sorgere del sole, che giunge più gradito ai pellegrini quanto più si avvicinano alla loro patria durante il viaggio di ritorno,
Le tenebre della notte si dileguavano da ogni parte, e così anche il mio sonno si dileguava insieme con esse, per cui mi alzai, vedendo le mie guide già in piedi. Virgilio rivolse a me queste parole, così solenni, e mai doni augurali e felici e auspici furono tali da dare un piacere più grande a chi li avesse ricevuti. Oggi giungerai nel paradiso terrestre, e quella felicità che gli uomini vanno affannosamente cercando in diversi modi e per tante vie, finalmente l'avrai. E così sarà soddisfatto il tuo ardente desiderio. Allora un nuovo ed intenso desiderio di giungere alla cima del monte mi si aggiunse a quel desiderio che avevo prima nel cercare quella felicità promessami da Virgilio. Un desiderio così intenso che ad ogni passo sentivo crescere in me la capacità, l'ansia di salire. Non appena superammo la scala e fummo giunti all'ultimo gradino, quello più alto, Virgilio fissò in me i suoi occhi e mi disse: «Oh figlio, hai visto le pene temporanee del purgatorio e le pene eterne dell'inferno, e sei giunto in un luogo dove io, come simbolo della ragione umana, non posso avanti a me distinguere più nulla con le mie sole forze, senza quindi l'aiuto della rivelazione. Ti ho condotto fin qui con gli insegnamenti della ragione e con l'arte di metterli in pratica, perciò ormai fatti guidare dalla naturale inclinazione. Infatti, la naturale disposizione, una volta raggiunto il possesso della virtù, non può che tendere verso il bene. Ormai sei fuori dalle vie ripide e strette, cioè difficili e pericolose, che durante la vita costano lotta e sacrificio. Ora non dovrai più lottare perché sei nel regno della libertà morale del tuo spirito, nello stato della perfezione umana. Guarda il sole che ti risplende in fronte, vedi l'erba, i fiori, le piante che qui la terra produce senza la mano dell'uomo. Ora, finché qui non verranno da te lieti quegli occhi belli di Beatrice, che allora piangendo mi fecero venire da te in un tuo aiuto per salvarti dalla selva del peccato, puoi sederti tranquillamente senza più alcuna fretta o bisogno di alcuna sollecitazione in questo momento di attesa qui, nel paradiso terrestre.